Salve, ho fatto una presentazione di un paio di scarpe che ho ordinato da qua alla Sport a Milano. Mi hanno detto che sarebbero venuti giovedì mattina, invece sono venuti martedì pomeriggio. Per fortuna ero a casa, e questo non so qual è stato il problema. Comunque, quello che mi hanno detto costava, ho pagato. Sono 9 e mezzo. Perché 9 e mezzo? Perché le 9 e mezzo di questa scarpa che presenterò, cioè la Brooks TS 5 Racer, ha una calzata che corrisponde alla 9 delle altre, infatti più o meno questa è la Nike Air Pegasus, è questa. Ovviamente ve la presento subito, questa è una scarpa presentata dalla Brooks come scarpa da gara. In realtà non è una vera scarpa da gara, a meno che non ci corriate delle maratone ma non è una scarpa da gara tipica, cioè quelle che pesano intorno a 200-220 grammi massimo e hanno un'intersuola molto sottile, sono molto flessibili. Vi presento una scarpa da gara, questa è una tipica scarpa da gara, abbastanza sfruttata, vedete? Ha dei solchi molto profondi, battistrada al minimo, cioè non copre tutta la parte, morbido, la conchiglia qui è molto morbida, il peso è quasi ridicolo. Questo è sui 240 grammi, 4 il 9, questo è un 9 e mezzo, è leggera rispetto alla la Nike, che è almeno 40 grammi in più, però non è soltanto la leggerezza, è il fatto che è molto più veloce, non ha ovviamente la flessibilità. La Nike è più flessibile, sì, la Nike è sicuramente più flessibile. Non mi sono profondi solchi. Ha una barra torsionale che la Nike non ha, quindi ha una maggiore stabilità. Ha questi inserti in carbonio che la rendono più durevole. L'impressione all'inizio non era chissà che, quando ci ho corricchiato a casa. Dopo iniziato a correre, riscaldamento, impressione un po' dura, e invece quando si comincia a correre veloce, per me comincia a dare il meglio di sé questa scarpa, intorno a ritmi non eccessivamente veloci, comunque 4:10, 4:20 o 4 al minuto, comincia a, come ho detto, a dare il meglio di sé. In realtà correndoci è morbida. Morbida per essere questo tipo di scarpa, non è certo la Nike Air Pegasus, è morbida ma ti fa andare veloce, ha un inserto qua un po' più duro, quindi leggermente stabile, leggermente, anche la Fast Switch della Saucony ha questo inserto leggermente più duro. L'impressione è ottima. Molto soffici, ammortizzate per essere questo tipo di scarpa, quindi sono un tipo di scarpa per chi ecco, andato a correre, cominciato a cambiare la stagione, per chi è incerto se prendere una super leggera o un'intermedia. E questa è una intermedia fra una super leggera è una intermedia, e sto cercando di scalare verso scarpe sempre più minimali. Ovviamente non lo posso fare di botto, voglio dire a che velocità riesco a andare, e quindi se riesco a scendere come ritmo di base sotto i 4 al minuto, mi allenerò più spesso con una super leggera. Non faccio grandi distanze, quindi ho corso oggi 13 minuti
di riscaldamento. Poi ho fatto, mi sono fermato 6-7 minuti e ho ripreso alla grande, 10 minuti veloce con questa, che è stato un piacere. Ho fatto un chilometro molto veloce, mi sono ripassato, quindi mi ha molto aiutato questi tipi di allenamenti. Ovviamente sto preparando una gara un po' più veloce, c'è cioè un 1500, un 5000, e quindi ho bisogno di correre anche cosiddetti lunghi e medi a una velocità di base un po' più alta, e queste scarpe sicuramente mi aiutano a correre a quella velocità. Se devo correre intorno a un'ora di seguito piano piano, userei sicuramente la mia Mizuno o Air Mizuno Laser o Air Pegasus. Ma queste è quanto ci vuole per adesso. Quando comincerò a allenarmi seriamente per il 2005, prenderò pure, quando queste super leggere saranno andate, proverò un altro paio di scarpe. Sono indeciso fra delle super leggere o della Brooks T7 o Air, no, le Nike Free 5, che sono delle minimaliste però ammortizzate, oppure non so, una Adidas AD02, vedremo. Per intanto mi sfrutto queste qua, e che penso che mi dureranno abbastanza, perché io in realtà alterno quella corsa con la cyclette o bicicletta. Quindi 80 euro vale la pena, non valgono 80 euro, valgono di più rispetto ai modelli della Nike, dell'Asics o della Mizuno, cioè un ottimo rapporto qualità-prezzo secondo me. E questo è quanto, grazie di avermi visto, arrivederci.